Ed eccoci qua, bentornati in diretta sulle fonti TV, benvenuti a Trading the Markets. Andiamo a vedere subito come si stanno comportando i listini americani, tutto sommato in forte rialzo, in particolar modo il Dow che guadagna più di 500 punti insieme all'S&P 500 in rialzo di 1,5 percentuale, il Nasdaq guadagna poco più dell'1% durante la seduta odierna. Naturalmente siamo tutti in attesa delle trimestrali di Amazon e Alphabet, tutti e due ben sopra la parità e le attese sono nuovamente stellari come quelle di Apple soprattutto e certamente poi abbiamo visto anche una grandissima trimestrale da parte di Facebook. Andiamo a vedere velocemente anche i titoli più chiacchierati a Wall Street. In questo momento guardate il calo veramente significativo per quanto concerne GameStop, meno 60%, prezzo a $93 per azione, un calo veramente importante perché prezzava più o meno $300 anche pochi giorni fa. Lo stesso scenario anche per quanto riguarda BlackBerry ed AMC, tutti quanti in calo, ma andiamo subito verso le materie prime perché questi giorni ecco, sono i grandi protagonisti durante le sedute. L'argento in questo momento cala quasi dell'8%, prezzo a $26,76 all'oncia, come abbiamo detto più volte, completamente sconnesso dall'andamento dell'oro, che in questo momento prezza $1,833 all'oncia, bene invece il petrolio, sia WTI che il Brent. Il WTI tra l'altro ha raggiunto i $55 per barile. Continua questa ottima performance, ottima ripresa soprattutto del petrolio. Uno sguardo velocissimo anche ai listini europei perché manca più o meno mezz'ora alla chiusura, tanto ottimismo anche qua. Il FTSE MIB in rialzo dell'1,10%, il DAX guadagna 209 punti. Oggi corsa importante per il DAX di Francoforte. Siamo in area 13.831 punti, il CAC in rialzo dell'1,93%. Ricordo intanto che siamo in attesa di novità, si attendono soprattutto dettagli sul nuovo maxi piano di aiuti annunciato dal neopresidente USA Joe Biden. In questo momento è in trattative tuttora, tra l'altro partite da ieri, con i repubblicani che hanno lanciato un piano molto molto meno importante rispetto ai 1.900 miliardi di Joe Biden. Però ne parleremo sia di questo, ma soprattutto dei mercati e cosa sposta i mercati con Filippo Diodovic, Market Analyst di IG. Buon pomeriggio Filippo e ben ritrovato. Buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito. A questo proposito faccio vedere velocemente il grafico misterioso perché mi sono arrivati proprio in diretta due suggerimenti errati, quindi guardatelo un'altra volta, questo è Daily Chart, è un indice e non solo, questo è un indizio ultimissimo da parte mia, ha avuto dei spostamenti tra il 15 e il 16% nell'ultima settimana. Torno subito sui mercati Filippo e ovviamente vogliamo sapere cosa sposta i mercati oggi perché stiamo notando un ottimismo molto significativo sia a Wall Street che qua in Europa. Sì, l'ottimismo era già nato in prima mattinata sui mercati asiatici perché sono arrivate, diciamo, buone notizie sia per la Banca Centrale Australiana, la RBA, che ha lasciato i tassi di interesse invariati ma ha aumentato il piano di quantitative easing, quindi facendo capire come le banche centrali continueranno a contribuire con iniezioni di liquidità nel sistema per proteggere sia il mondo del lavoro e quindi cercare di aumentare la creazione di posti di lavoro e anche per quanto riguarda una spinta sulle pressioni inflazionistiche. Ci sono state anche delle dichiarazioni da parte di autorità diplomatiche cinesi nei riguardi dei rapporti commerciali e diplomatici con gli Stati Uniti, quindi cercare un confronto che sia senza litigi, sia per quanto riguarda i rapporti diplomatici, che è un po' anche lo stesso discorso che aveva fatto Xi Jinping durante il meeting di Davos, quindi un discorso molto legato al multilateralismo e quindi insomma a sedersi al tavolo delle trattative per proseguire, gli accordi commerciali che ricordiamoci sono rimasti fermi alla fase 1 di accordo e che insomma con l'insediamento di Biden ci si aspettava, un'apertura nei confronti della Cina che però non c'è stata. E poi
ecco, il mercato poi ha avuto anche del mercato statunitense, ha avuto delle ottime trimestrali, soprattutto nel settore petrolifero, come con quella di Exxon Mobil, e si aspettano soprattutto poi, ecco, i trimestrali, c'è grande attesa per i trimestrali che verranno pubblicate alla chiusura di Wall Street, che sono quelle di Amazon e Google Alphabet. Ecco, prima di parlare appunto delle trimestrali e soprattutto di quali sono le tue attese, ovvero le attese anche di IG, tra l'altro avevo visto il vostro post su Instagram, mi sono esposta perché ho votato per Amazon, ovvero il titolo che l'azienda che porterà le trimestrali migliori rispetto ovviamente in questo caso ad Alphabet, poi vedremo se ecco, il mio suggerimento è corretto, però volevo capire se a questo punto contano i fondamentali di un'azienda visto gli ultimi avvenimenti nelle ultime due settimane, soprattutto a Wall Street. Allora, per quanto riguarda, ecco, gli avvenimenti delle ultime settimane, è chiaro che sono legati a delle scelte fatte nate nelle chat di Reddit, come Wall Street Bets, o nelle chat anche di Discord, insomma di nuove piattaforme di social media, che hanno portato, insomma, a questi forti acquisti, ma abbiamo visto come poi si sono sgonfiati molto presto. Io mi ricordo che altri esempi di short squeeze per quanto riguarda, ecco, il passato, mi ricordo l'esempio di Volkswagen, che tra il 27 e il 28 ottobre del 2008 era salita in maniera notevole, ma lì dietro non c'era, ecco, una comunità di piccoli trader, ma c'era dietro, insomma, un grande attore che era Porsche, che aveva aumentato notevolmente le proprie quote in Volkswagen e aveva portato, insomma, i grandi fondi speculativi che erano short su Volkswagen a riacquistare le azioni. Quindi, ecco, per quanto riguarda, ecco, il fenomeno è sicuramente è stato importante perché ha portato tantissima volatilità, ma questo ha portato anche un forte aumento dei rischi, e abbiamo visto che poi, insomma, si è spostato anche verso altri tipi di asset, non solamente, ecco, azionario, ma ci sono stati, insomma, anche dei risvolti verso delle materie prime, visto che recentemente proprio era partito, diciamo, l'hashtag Silver Squeeze, quindi portando, insomma, questa Reddit Army, questo esercito di trader che sono, anche qui, sono portati ad acquistare notevolmente sull'argento, ma l'argento è un mercato molto diverso rispetto al mercato azionario, delle piccole azioni che erano molto deboli ed è difficile, insomma, riuscire a manipolarlo, e questo ha portato, infatti, insomma, oggi i ribassi di oggi, che sono un po' lacrime d'argento, ecco, per chi ha voluto andare in acquisto e poi si è ritrovato, insomma, a registrare delle perdite. Ecco, tra poco torneremo anche sull'argento, ma prima parliamo delle tue aspettative per quanto riguarda le trimestrali sia di Amazon che Alphabet. Quali sono i numeri? Allora, per quanto riguarda Amazon, che forse è la più attesa, perché, insomma, i numeri sono più importanti, ci si aspetta dei ricavi compresi tra i 112 e i 120 miliardi di dollari, un EPS pari a $7 per azione, anche se, come detto, dovrebbe essere più alto, il cosiddetto whisper number, che sono un po' le voci di corridoio degli operatori di Wall Street, prevedono, insomma, un EPS intorno a $10.40 per azione. È un titolo sicuramente molto importante, che può spostare i valori. Tu hai ricordato un po' anche i nostri sondaggi su Instagram, avevamo fatto anche un altro sondaggio per quanto riguarda, ecco, la direzione dove si può muovere Amazon dopo la trimestrale, visto che ultimamente è salito anche sopra i $3.300, oggi è quasi arrivato a $3.400, anzi li ha superati per poi arretrare, ecco, quindi, ecco, se dopo la trimestrale possa arrivare verso 3.600 o verso 3.000. Guardando le trimestrali degli altri big tech,
come Apple, Facebook, abbiamo visto che nonostante con risultati molto ben superiori alle attese, poi i titoli non hanno evidenziato delle performance così brillanti. Solo Facebook era riuscito, insomma, nella giornata successiva alla trimestrale a evidenziare una performance positiva. Quindi è possibile che anche Amazon possa fare dei dati molto positivi, ma che ci possono essere delle prese di beneficio, delle prese di profitto, quel famoso, insomma, sell on news, che possa riportare il titolo verso $3,300. Però ecco, se io guardo il grafico, rimane comunque un'impostazione grafica positiva, e il superamento di quella della resistenza in area 3390 può essere anche considerato come un segnale anche di crescita per quanto riguarda il medio periodo. Quindi possibile una correzione nel breve, se i risultati non saranno così sorprendenti, però poi l'obiettivo di medio termine è per $3,500. Velocemente anche Google ricavi attesi per 53 miliardi di dollari, EPS a $16. Anche per quanto riguarda Google Alphabet, ci aspettiamo una trimestrale molto positiva. È sempre stato uno di quei titoli che comunque è stato favorito per quanto riguarda il periodo di lockdown, ma anche qui è possibile nel breve che ci possa essere anche una correzione. Ecco, invece una domanda velocissima anche per quanto concerne il maxi piano di Biden, che ha presentato proprio ancora prima di diventare effettivamente il presidente degli Stati Uniti. Lo chiamiamo spesso anche il piano più atteso a Wall Street, che molto probabilmente non sarà di quel numero che ha proposto proprio Biden qualche mese fa, ovvero qualche settimana fa, scusate, ovvero di 1900 miliardi, perché i repubblicani suggeriscono 619 miliardi, che è una somma significativamente meno importante. Che cosa invece vorrebbe Wall Street, a tuo avviso? Perché sappiamo spesso che gli aiuti fiscali sono anche dei market movers. Wall Street vuole tanti aiuti. Più aiuti possibili, perché più aiuti significa più liquidità, perché soprattutto la discussione è sull'assegno da mandare, da inviare alle famiglie americane, perché Biden ha insistito per portare l'assegno a $1,400, che con i $600 del primo relief plan firmato da Donald Trump porterebbe il totale a $2,000 di assegno alle famiglie in difficoltà o alle famiglie, insomma, con basso reddito. I repubblicani vogliono un assegno molto minore. Nell'ultima lettera firmata tra i tanti anche da Mitt Romney si parla di un assegno intorno ai $1,000. Il piano però è comunque il totale del piano del relief plan proposto dai repubblicani, come tu hai ricordato, è intorno ai 600 miliardi di dollari, e rispetto all'1,9 trilioni di dollari ballano 1.300 miliardi di differenza, che è tantissimo. Ma già anche in passato, ricordiamoci in passato come ci abbia messo veramente almeno 4 mesi per essere approvato il primo relief plan. Si partiva dai 2.100 miliardi proposti da Nancy Pelosi ai 1.200 miliardi proposti da Mitch McConnell. Quindi c'è sempre stata differenza, perché i repubblicani non vogliono aumentare troppo il debito, non vogliono aumentare troppo la spesa governativa. I democratici invece vogliono fare il più possibile e il prima possibile per far approvare un piano molto ingente. Io mi aspetto che ci sarà un compromesso, speriamo che sia comunque un compromesso verso l'alto, soprattutto per i mercati finanziari, che potrebbero essere avvantaggiati di questa ulteriore liquidità che arriva nel sistema. Ecco, quindi secondo te a questo punto conta assolutamente per i mercati questo piano, la somma o meno? Perché cerchiamo di capire anche questo punto. Sì, soprattutto la differenza la notiamo, l'impatto maggiore per esempio sull'andamento del dollaro. L'andamento del dollaro, dopo che è stato, insomma, nella fine del 2020 in fortissimo calo, tutti vendevano dollari perché ci si aspettava, insomma, una vittoria di Biden, una politica fiscale super espansiva da parte di Biden, con una Federal Reserve che continuava una politica monetaria ultra accomodante. Questi ultimi problemi per quanto riguarda
insomma, le trattative sul relief plan hanno portato, insomma, il dollaro a, insomma, il dollar index, lo US dollar basket, a salire sopra i 91 punti, e questo, insomma, anche l'euro dollaro a evidenziare una flessione. Quindi ecco, è molto importante per i mercati capire quali saranno le politiche economiche portate avanti dall'amministrazione Biden, e questo avrà un impatto sicuramente notevole. Io mi aspetto però comunque si troverà un compromesso, e questo favorirà ulteriori rialzi sui mercati azionari. Ecco, andiamo a vedere insieme il mystery chart. È stata anche una scelta ovviamente molto logica, perché ecco, come stavo dicendo, nell'ultima settimana l'indice in questione è stato in rialzo del 16%, ovviamente oggi sta rallentando leggermente. Quindi Filippo, il mystery chart è del VIX Index, giusto? Sì, allora siamo stati cattivi perché abbiamo scelto un indice molto particolare, che è l'indice sulla volatilità, il cosiddetto VIX, che altro non è che calcola un po' la volatilità implicita delle opzioni sull'indice S&P 500. Non era facile, infatti non abbiamo avuto risposte corrette nonostante i tanti tentativi, perché era complicato, bisognava proprio fare molta attenzione a vedere dove ha fatto dei picchi, e ha fatto dei picchi proprio nei giorni scorsi per la volatilità legata alla questione dei retail su GameStop, AMC e così via, e poi aveva fatto, insomma, altri picchi, insomma, fine ottobre, inizio novembre, quando c'erano state poi, ecco, le notizie per quanto riguarda anche i vaccini, che avevano portato, insomma, tantissima volatilità sui mercati. Quindi è comunque un indice molto interessante dove si può fare trading, soprattutto se ci si aspetta più volatilità o meno volatilità. Siamo in un periodo dove abbiamo visto che la volatilità, ci sono dei momenti in cui ci sono delle esplosioni, delle forti aumenti di volatilità improvvisa, e poi ci sono delle contrazioni importanti. In questo momento ci stiamo riportando su dei valori abbastanza bassi, siamo scesi quasi sotto i 29 punti, vediamo se torneremo, insomma, nel periodo tra dicembre e gennaio, quando il VIX era intorno ai 24 punti. Ecco, infatti, quindi oggi, tra l'altro, sto facendo vedere in questo momento il grafico real time del VIX meno 13%, quindi comunque in forte calo, siamo a quota 26 e decisamente settimana scorsa siamo arrivati anche a quota 33, però del resto abbiamo visto anche l'indice VIX a livelli ben più alti, anche di quota 33. Intanto parliamo del nuovo bersaglio degli investitori retail, che è l'argento. Ovviamente, guardando le quotazioni attuali, ovvero in questo momento, stiamo vedendo un calo molto importante, poco più del 7%, insieme anche al gold. Però quello che volevamo capire è che se si può spostare ecco, questo focus degli investitori di Reddit verso altre materie prime, a tuo avviso. Sicuramente magari possiamo escludere il mercato energetico, perché forse è un po' troppo importante, un po' troppo grosso per questo tipo di movimenti. Sì, è molto difficile spostare i mercati così grandi, o dei mercati così grandi. Nei giorni scorsi alcuni parlavano che si potesse fare, insomma, un tentativo sul gas naturale, visto che c'erano le possibilità di un forte rialzo. L'argento è tornato verso i $30 l'oncia grazie a questo, insomma, a questi movimenti, a queste azioni effettuati dai trader retail, ma insomma è durato proprio molto poco e si è sgonfiato subito il fenomeno. È comunque un asset è molto più facile, ecco, operare se si vogliono fare questo tipo di operazioni sulla società, diciamo, con una bassa capitalizzazione e dove, insomma, ci sono importanti, diciamo, posizioni di short selling. In questo momento, ecco, il silver è stato, diciamo, per me un tentativo, ma mi aspetto che ci saranno, ecco, se continuerà questo fenomeno, perché ci potrebbe essere anche un intervento della SEC per regolamentare, perché la grande discussione è chi c'è dietro, qualche vostro ospite ha parlato, insomma, ha fatto anche un po' di dietrologia rispetto, insomma, a chi può aver iniziato e soprattutto chi ci ha guadagnato, perché alla fine quello che la maggior parte delle persone che rischiano sono le persone che hanno, diciamo, una minore conoscenza finanziaria, che mantengono le posizioni troppo a lungo e quindi rischiano poi di perdere
perdere denaro. Quindi, insomma, mi aspetto che anche le varie autorità di vigilanza interverranno per regolamentare, ecco, il mercato. Assolutamente sì, infatti abbiamo notato anche alcune problematiche a livello di regolamentazione, soprattutto per quanto riguarda il mercato USA, però ecco, un target molto interessante degli investitori Reddit, che era scritto proprio sulla chat Wall Street Bets, è $1,000 per quanto concerne il lingotto, mi riferisco sempre all'argento. Come ti sembra questo target? Ma allora, cioè, impossibile o possibile? Ma è difficile, perché adesso io sto guardando il grafico su quanto riguarda i dollari all'oncia. Adesso al momento siamo a 27 dollari l'oncia, ha fatto il massimo a 30. Adesso penso che tu stai parlando per quanto riguarda una differente misura, però io mi aspetto comunque l'argento in questo momento era ritornato a toccare quella resistenza grazie a questi acquisti per quanto riguarda il trader retail, e questo ribasso mi aspetto comunque un argento che possa muoversi abbastanza lateralmente se non ci dovessero essere, ecco, ulteriore speculazione sull'asset, perché comunque se penso proprio al principale safe haven, penso all'oro, quindi se ci dovessero essere ulteriori tensioni finanziarie, e altrimenti per quanto riguarda le materie prime legate al settore industriale, perché ricordiamo l'argento è utilizzato molto anche nel settore industriale, penso più a un investimento sul rame e non sull'argento. Ecco, sentiamo anche il tuo parere per quanto concerne l'ottimismo che stiamo notando anche in Europa, perché diciamo che è stata una settimana, quella scorsa, di vendite importanti. Il FTSE MIB in rialzo dell'1,09%, il DAX dell'1,6%, questo proprio a 8 minuti dalla chiusura. Abbiamo visto tra l'altro anche le trimestrali di Ferrari, ovviamente c'è stato un calo dell'utile netto del 13%. Che cosa sta dietro questo ottimismo anche qua in Europa? Cambia qualcosa anche l'annuncio dell'efficacia del vaccino russo Sputnik, che alla fine è efficacia più del 90%, quindi possiamo aggiungere un nuovo vaccino? Sì, anche se secondo me sarà più lungo il processo per raggiungere il vaccino russo, visto che al momento sono degli studi legati ai trials di fase 3 che sono stati pubblicati, rimane ancora, diciamo, meno trasparenza del vaccino russo rispetto invece ai principali vaccini. La Commissione europea si è mossa, diciamo, in maniera forte per aumentare, ecco, l'offerta di vaccini, soprattutto da parte di AstraZeneca. Bisogna dire che rispetto per esempio agli Stati Uniti, dove la campagna vaccinale ha evidenziato proprio nelle ultime settimane un forte aumento di vaccinazioni, e questo ha portato, diciamo, anche un maggiore entusiasmo che si possa raggiungere quella herd immunity, quella immunità di gregge, prima possibile. In Europa invece siamo indietro un po' in tutti i paesi, non solamente in Italia. In Italia secondo me siamo ancora più indietro rispetto ad altri, però sì, la Commissione europea si deve muovere, e al momento, ecco, questo entusiasmo è più legato, come detto, a notizie positive da altri paesi europei, scusate, da altre borse, che non, ecco, per quanto riguarda l'Europa. C'è stato oggi, ecco, un miglioramento, ecco, per quanto riguarda i dati macro sul PIL, che sono stati un po' migliori delle attese, ma siamo sempre su livelli comunque molto bassi rispetto alle altre economie mondiali. Assolutamente sì, c'è stato un po' di ottimismo, ma anche per quanto riguarda la zona euro. Ultimissima domanda, Filippo, in un minuto, quali sono gli eventi di IG che dobbiamo assolutamente seguire? Allora, quello che consiglio io è sempre di seguirci sui social, perché pubblichiamo sempre i nostri principali eventi. Il prossimo, che potete registrarvi gratuitamente alla nostra Trading Room, dove il mago Tony Cioli Puviani
parlerà dell'operatività sui certificati Turbo 24, quindi questo giovedì alle 5:30, registrazione gratuita sul nostro sito, dove potete trovare tutte le informazioni. Grazie mille, no, mi fa sorridere il mago Tony Cioli Puviani, perché è un ospite molto amato di Le Fonti TV. Grazie mille, Filippo Diorovic, Market Analyst di IG, buon proseguimento. Grazie a voi, buon lavoro. Allora, ultimissimo sguardo della chiusura europea, il FTSE MIB in rialzo di 232 punti, siamo in area 22.058, quindi oggi un recupero davvero importante sopra i 22.000 punti, insieme al DAX di Francoforte in rialzo di 215 punti, il CAC40 di Parigi 1,99% sopra la parità. Per quanto riguarda Piazza Affari, bene il comparto bancario, però sicuramente i titoli migliori, a parte CNH Industrial, stiamo vedendo il comparto energetico in forte rialzo, in particolar modo Tenaris, Saipem ed Eni. Tenaris più 4,36, Saipem 3,96 e Eni a più dell'1%. Vorrei farvi vedere sicuramente anche Atlantia, perché ieri abbiamo visto questo spike rialzista veramente importante, anche oggi in rialzo quasi del 2%, siamo ad 1,6. Ovviamente il titolo migliore oggi è, come ho detto, già CNH Industrial, questo per quanto riguarda Piazza Affari, 5,5% di rialzo. Invece lo spread tra il BTP e Bund rimane stabile a 113 punti base, siamo in attesa ovviamente per capire che cosa accadrà, se ci sarà Conte Terra o meno. Speriamo che già domani avremo più notizie anche per quanto concerne la situazione politica d'Italia, ovviamente avremo anche modo ad approfondire durante le nostre dirette. Grazie mille per averci seguito, questo è tutto da parte nostra, ci vedremo domani esattamente alle 9, buon proseguimento.